come già fatto l'anno scorso. È stata una bella esperienza che ho voluto fondamentalmente ripetere. Allora, oggi vi parlerò di questo. Si parla molto di IoT, dell'Internet of Things, quindi della connessione dei dispositivi più disparati alla rete, anche nell'ambito e soprattutto anche nell'ambito della domotica. Però può accadere qualcosa di strano molto spesso, ecco il titolo di questa sessione che era Smart o casa infestata. Quindi cercheremo di capire quali possono essere le problematiche. Ho cercato di riassumere qui quello che era l'abstract di questa sessione. La sveglia che mi suona 2 ore prima del dovuto, quindi io l'ho impostata alle 11, ma a un certo punto di mattina mi suona alle 9. Il garage che si apre automaticamente, ma io non sono ancora arrivato, la mia auto non è ancora nei pressi del garage, sono addirittura ancora in ufficio, quindi con la possibilità di persone che mi entrano in casa. Il sistema di irrigazione che inizia ad irrigarmi il prato quando sta piovendo, cosa che non è ovviamente utile. Oppure il termostato che accende il riscaldamento quando a Napoli è agosto e magari ci sono già 40 gradi in casa e quindi è un problema. Questo proprio sta a indicare il fatto che la mia casa è sì domotica, ma c'è qualcosa che non va e comincio magari a pensare al fatto che sia una casa infestata. Questa slide la possiamo saltare, già mi hanno presentato. Che cosa vedremo quindi nel corso di questa sessione? Parleremo un po' di sicurezza appunto nell'ambito dell'IoT, quindi cercheremo di capire che in realtà quello che sta accadendo a casa mia non è il risultato di strane presenze, oscure presenze che ci sono in casa, ma di qualcuno che sta giocando con i miei nuovi giocattoli, chiamiamoli così, all'interno della mia casa appunto domotizzata. Che cosa c'è che non va oggi e quali possono essere piccoli consigli e tecnologie che abbiamo a disposizione per poter migliorare quella che è la situazione? Non so se vedo parecchi giovani, qualcuno magari segue anche da Big Bang Theory, Lisa Sheldon, che ci guiderà, tra virgolette, in questa presentazione. È una delle serie che preferisco, forse perché sono un po' nerd come lui. Allora, prima di venire qui mi sono trovato venerdì a parlare con il mio collega tedesco, Jens. A quello ho detto, sai Jens, sabato prossimo devo andare al NALUC per fare questa sessione su IoT e parlare soprattutto di sicurezza. Jens mi risponde, fantastico, sarà molto breve, lo sai, nell'IoT non c'è sicurezza. Anche questa è stata la mia faccia, non sapevo se ridere o piangere, se era una battuta oppure la cruda realtà. Il fatto che effettivamente oggi parlare di sicurezza nell'ambito dell'IoT diventa molto 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 complicato. Questo è un ricordo dell'anno scorso che è legato e si è legato in maniera particolare a quello che dirò oggi. Perché l'anno scorso, qualche giorno prima, esattamente qualche giorno prima, del NALUG, ci fu questo attacco. Il malware Mirai infestò tutta una serie di dispositivi come telecamere, come lettori e così via, e scagliò un attacco contro alcuni server DNS, buttando giù praticamente alcuni servizi e compagnie molto importanti come Twitter, Netflix e la CNN. Quindi ci sono delle ore per le quali, poiché non era possibile risolvere l'indirizzo praticamente di questi siti, non era possibile raggiungere questi siti che erano fondamentalmente down. Quindi non parliamo più in questo caso di un hacker che prende possesso di un PC, ma di un malware che non prende in possesso un numero magari, dico ridotto tra virgolette, di PC, ma un numero notevolmente superiore di dispositivi che non sono personal computer. Sono webcam, sono termostati, una qualsiasi cosa sulla quale ci sia uno step di rete attraverso la quale, impossessandomi appunto del controllo, possa sferrare questo attacco verso altri dispositivi che ci sono sulla rete, in questo caso erano i server DNS. Accade qualcosa del genere, qui c'era una GIF animata che purtroppo per i problemi che abbiamo avuto con Windows non posso farvi vedere, qui c'è Sheldon che tipicamente bussa 3 volte alla porta di Penny per farsi aprire, questa è una scena in cui Sheldon vestito da Flash bussa 30.000 volte alla porta di Penny, ovviamente non 30.000 volte, ma lo dice alla fine di questa scenetta, dice sono Flash, quindi busso 30.000 volte. Questo è un po' il rappresentarvi il concetto di flooding, il fatto che ci sia stata questa inondazione di pacchetti verso questi server che li hanno messi down e quindi l'impossibilità di essere usati per la risoluzione dei nomi di quei principali servizi di cui prima. A questo punto io proprio il giorno del NALUG twittai questa piccola vignetta nella quale si vedono tanti dispositivi i quali per esempio dicono il frigo magari dice non mi apro quando non versi $1000 sul mio conto, la stessa cosa il termostato, alzo la temperatura se non di
decidi di versare 500 euro, non so, sul mio conto e così via. Nel quittare praticamente questa vignetta, diedi due consigli particolari. Ed era il primo: ecco perché dobbiamo tipicamente cambiare le password di default degli oggetti che ci vengono consegnati. In prima cosa, tra le prime cose, il router di casa. Quando Vodafone o chi che sia ci consegna il router, la prima cosa è fondamentalmente cambiare la password, perché è noto che a partire dall'SSID, dall'identificativo della rete wireless, si precisano degli algoritmi specifici per individuare qual è la password di default per quella rete che il produttore ci rilascia, quindi è bene cambiarla. E tra le altre cose, cercare di non avere, lo so, è la soluzione più semplice, magari parecchie persone che oggi giocano con Arduino o con la Raspberry Pi hanno un web server in esecuzione sulla Raspberry Pi in casa, accessibile attraverso il router, si possono collegare da fuori e vedere cosa accade in casa. Ma è bene non avere una cosa del genere, avere questo web server costantemente in ascolto, e lo vedremo tra poco, con un IP pubblico che aspetta che qualcuno dall'esterno si connetta. Mirai sfruttò soprattutto questa cosa, il fatto che parecchi avevano dispositivi con le password di default, quindi facilmente craccabili in maniera abbastanza semplice. Un esempio tipico è l'utilizzo di queste telecamere che molto spesso ci sono nei negozi, ho visto anche in alcune scuole in Giappone, quindi si osserva anche la classe, quindi anche persone che non sono nemmeno maggiorenni in un certo senso, cioè nel vero senso della parola non sono maggiorenni. Molte di queste camere per esempio hanno il problema di al di là del fatto che la password non venga cambiata, la password di default, che nel momento in cui io sferro un attacco di forza bruta cercando di provarle tutte le password più frequenti, non hanno nemmeno la funzionalità di lock, nel senso che dovrebbe almeno accadere che se io tento di accedere a quell'oggetto per 20 volte sbagliando la password, ad un certo punto quell'oggetto si blocchi e non mi permette di farlo all'infinito. Invece alcune telecamere non hanno praticamente questa funzionalità, o almeno non è attiva di default. Ci sono alcuni programmi che permettono di scannerizzare le reti anche su internet e provare queste telecamere, e quindi prenderne il controllo. Per cui vabbè, c'è sempre Sheldon che in una puntata si traveste da robot, diciamo, ma soprattutto dall'altra parte vediamo telecamere che inquadrano il contenuto dei soldi che ci sono nel cassetto, oppure magari una persona che deve digitare il PIN su un POS. Quindi il ladro, tra virgolette, sa qual è il momento giusto per andare a rubare quel negozio, perché vede che il cassetto è pieno, quindi riesce a sapere qual è il momento giusto. Meglio non andare alle 9 di mattina perché ancora non ci sono molti sopra, vado verso l'una, vediamo, sì, è il momento opportuno, posso andare. Oppure magari qualcuno che è nelle vicinanze vede il PIN digitato da quella persona sul POS, va al negozio, ruba la carta, riesce ad avere tutte le informazioni necessarie per poter fare un prelievo attraverso quella carta rubata dal povero malcapitato. Quindi questo ci fa capire che tutti questi dispositivi vanno protetti in un certo senso. Uno dei progetti che purtroppo per loro, perché l'ho realizzato, non condivido, è proprio quello di vedere, tra virgolette, il mondo dell'IoT, dei dispositivi embedded, come il mondo web. C'è questo progetto che si chiama Web of Things, che spinge molto praticamente sull'avere questi dispositivi, come vediamo un sensore di temperatura, vento e così via, luminosità, il lock di una chiave, quindi una serratura, oppure il rilevatore di fumo, come dispositivi che siano in grado di esporre un web server e che siano accessibili dall'esterno. Banalmente, perché tutti lo pubblicizzano, con un browser, con un'applicazione, anzi nemmeno un'applicazione, col browser che gira su uno smartphone, su un tablet e così via. Quindi è la cosa più semplice di questo mondo, tutte le tecnologie che noi conosciamo. Quindi questo progetto spinge fondamentalmente a usare tutti gli standard web che noi conosciamo sui dispositivi. Quindi l'HTTP, il protocollo per eccellenza del web. Sulle altre tecnologie possono anche essere d'accordo, sulle WebSocket, su JSON come rappresentazione dei dati in formato praticamente appunto JSON, o con l'evoluzione dell'HTTP2, però insomma anche qui la GIF doveva essere animata. Non è sempre la soluzione ottimale, o quasi mai non è la soluzione ottimale, o meglio dipende da come viene fondamentalmente configurata. Questo progetto dice che si può interagire con le cose così come praticamente io con il mio browser interagisco praticamente con il web. Sheldon grida
ibrida, perché sicuramente il mondo dell'IoT non è il web, sono due cose completamente diverse. Non possiamo semplicemente, tante volte per fare prima, perché in moltissime aziende che cosa succede? La maggior parte delle conoscenze che hanno gli sviluppatori sono conoscenze per loro, sono le tecnologie web, XML, HTML, JavaScript, HTTP e così via. Entra nel mondo l'IoT, l'azienda vuole buttarsi in quel nuovo business. Che cosa fa? Anziché investire praticamente sul formare le persone interne, acquisire nuove persone con delle conoscenze specifiche, decide di investire sulle tecnologie che già sono note all'interno dell'azienda. Ed è tipicamente, nella maggior parte dei casi, in alcuni casi, non è necessariamente la soluzione migliore, perché poi possono scaturire tutti i problemi che ne conseguono, come quelli che abbiamo visto. Quindi l'IoT è completamente diverso da web. Quindi il primo consiglio qual è? È quello di proteggere se stessi, cercare di evitare di avere sempre un IP pubblico esposto verso la rete, di avere delle porte aperte, perché chiunque con delle applicazioni anche banali riesce a sbuffare il fatto che abbiamo queste porte aperte e quindi possiamo entrare in un qualche dispositivo che c'è a casa nostra. Come vi dicevo, evitare di avere web server in ascolto, almeno non esporli al di fuori della rete nostra interna, perché magari mi torna utile che io sto in casa, sto collegato con il mio dispositivo e voglio vedere, come succede oggi con i nostri router, voglio vedere il mio router che cosa fa, che cosa sta facendo, oppure il mio termostato, però io sono io che mi sto collegando non dall'ufficio ma dall'interno della casa. Ma anche in questo caso, negli ultimi giorni sappiamo che lo standard WPA2 è stato craccato, anche lì fidarsi di quella che è la sicurezza a livello di protocollo può essere qualcosa di sbagliato. Quindi sì, c'è la sicurezza a livello di protocollo, ma in uno step di rete ci sono altri livelli e quindi è opportuno che non ci si basi soltanto su ciò che abbiamo a livello di protocollo, ma anche ai livelli superiori. Quindi, come vedremo, aggiungere criptazione dei dati, protocolli come l'SSL e così via. Come ci spostiamo allora da una situazione in cui io ho il mio oggetto che ha un web server o comunque in qualche modo in ascolto e accetta connessioni in ingresso da chiunque, tra virgolette, a un mondo in cui io entro questa situazione? Nello sviluppo software c'è un principio che è il principio di Hollywood, che è quello non chiamarci, chiameremo noi, che è un po' legato al fatto che a Hollywood quando uno va a fare un provino, fondamentalmente dopo non è che sta lì a chiamare chi ha fatto il profilo per sapere se sono stato preso e così via, ma verrà contattato nel momento in cui eventualmente il provino è stato superato, cosa che accade nel mondo del lavoro tipicamente un po' luogo qualsiasi, anzi talvolta non si ha nemmeno una risposta quando almeno il no sarebbe necessario, ma questo non accade quanto pare. Questo che cosa significa nel mondo dell'IoT? C'è un'architettura che sembra un po' più complessa, qui sono tantissimi disegni, tantissime scritte, ma abbastanza banale. Ho la mia rete sulla destra, ho una serie di dispositivi sul lato destro che possono essere qualsiasi dispositivo, telecamere, termostati e così via. In alcuni casi i miei dispositivi si collegano direttamente alla mia infrastruttura cloud, in altri casi passano per un field gateway, che è un oggetto che si pone nel mezzo per fare una sorta di prima raccolta di dati, eventuale processing locale e poi trasmettere qualche informazione fuori. Tipo, non è necessario mandare tutti i valori di temperatura che ogni secondo rilevano i miei sensori, ma magari mando ogni minuto la media in quel minuto della mia temperatura. Quindi questo è il concetto di quello che può fare, per esempio, in maniera banale, analizzando un field gateway. Tutto passa attraverso il router, un NAT, ma le mie connessioni sono sempre avviate dall'interno verso l'esterno. Non il port mapping ovviamente diventerà automatica quando esco, non ho delle porte aperte verso che vanno dall'esterno verso l'interno. Questo ovviamente significa che dall'altra parte avrò un'infrastruttura cloud nel mezzo che mi deve gestire il tutto, perché il mio device deve collegarsi a qualcosa, io con la mia applicazione, con il mio smartphone, mi collegherò al cloud per vedere ciò che accade sul device. Quindi non c'è un collegamento diretto tra il mio smartphone, il mio tablet, il mio PC quando sono in ufficio con il mio browser a vedere cosa accade sul mio device, ma devo passare da un'altra piattaforma che in quel momento vive ovviamente nel cloud, perché altrimenti non avrei modo, quel device di certo, se parlo di connessioni che vanno verso l'esterno, di certo non si può collegare direttamente al mio smartphone, perché in quel caso significherebbe che sto esponendo il mio smartphone su internet. Invece l'infrastruttura cloud è ovviamente più complessa. Entra in gioco un terzo attore, ma molto spesso entrando nel cloud, parlando di infrastrutture molto più grosse, sicuramente meglio
avere, è sicuramente più facile avere sicurezza lì che non a casa nostra, o impostare casa nostra in modo tale che sia un fortino tale da non poter essere attaccato da nessuno. Quindi questo tipo di infrastruttura prevede sempre i device o le applicazioni che hanno connessioni che vanno verso l'esterno, a meno che ovviamente non ho delle porte chiuse verso diciamo in uscita, cosa che accade in azienda per esempio per evitare che le persone navigano sul web al posto di lavorare. Ovviamente le connessioni devono essere criptate, ecco perché vi dicevo non basta soltanto la sicurezza a livello di protocollo da link nello stack i soci, ma anche a livelli superiori, ma la connessione deve comunque mantenersi bidirezionale, perché in quel caso il cloud dovrà comunque dire qualcosa all'applicazione, dire qualcosa al device, quindi fare in modo che la comunicazione accada, cioè si verifichi in entrambi i versi. E il canale, come dicevo, deve essere fondamentalmente sicuro. La cosa più nota è utilizzare un protocollo come l'SSL o TLS. Quindi a questo punto la sicurezza dove si sposta? In primo luogo parliamo di sicurezza sui device. Tipicamente noi tendiamo a criptare i dati con algoritmi di criptazione, per esempio, che usano delle chiavi. La chiave privata, che è quella che va ovviamente mantenuta tale sul dispositivo, in questo caso, ci sono varie modalità per poter salvare fondamentalmente queste chiavi che ci servono per la criptazione, sia software con alcuni strumenti basati su Linux o alcune memorie che sono programmabili una sola volta e non possono essere modificate, oppure di hardware, per esempio con dei cryptochip che fanno fondamentalmente solo questo, oppure con una smart card fisica che abbiamo tra le nostre mani. Quindi questo è un modo per poter salvare un'informazione preziosa che è la chiave privata. Chiave privata che viene tipicamente usata per criptare i dati che stiamo trasferendo o comunque viene utilizzata nell'handshake con protocolli come l'SSL e il TLS per garantire che la comunicazione sia sicura. Ovviamente quando si parla di sicurezza, soprattutto sui dispositivi embedded che hanno, non hanno 8-16 giga di memoria, gigahertz all'osa di CPU e così via, ma hanno pochi K di memoria, ha sempre un costo. Quindi tante volte, ecco perché tante volte abbiamo in gioco l'utilizzo di un gateway, perché ci ritroviamo a utilizzare sensori che costano sicuramente poco, anche $3, ma che non hanno la capacità computazionale per gli algoritmi di criptazione. A quel punto è necessario effettivamente avere nel mezzo un gateway più potente che faccia da connettore dei dati. In quel caso la mia comunicazione magari sarà ovviamente in chiaro all'interno, ma poi verso l'esterno, che è la cosa più importante, sarà fondamentalmente criptata. Questo è l'esempio di quanto pesi il TLS su UDP, che viene utilizzato da uno dei protocolli dell'IoT, che è il protocollo CoAP. Comunque ha il suo peso, sembrano numeri ridicoli perché sono K, che lo sono se guardiamo PC, ma che non lo sono assolutamente se guardiamo i dispositivi. Al di là del fatto che quando parliamo di sicurezza su device e sull'hardware, oltre a mantenere sicure queste informazioni, i dispositivi devono essere aggiornati. Anche io tante volte mi scoccio di aggiornare un PC Linux o un PC Windows che continuamente vuole fare degli aggiornamenti, sono costretto a farli perché tante volte sono delle patch che risolvono problemi anche di sicurezza. Su un dispositivo embedded non è molto semplice, perché a chi non è capitato di dover aggiornare il televisore ad avere paura, se va via la corrente che succede? Il televisore dopo non si accende più. Non lo so, dipende dal costruttore se ha realizzato bene il meccanismo di upgrade del televisore, potrebbe anche accadere. Però ci sono tante cose da dover gestire, il fatto che quando devo scrivere nella memoria flash interna del televisore ci possono essere degli errori, ci possono essere problemi di comunicazione, per cui se l'aggiornamento viene dalla rete, dal sistema centrale, ci sono pacchetti che si possono fondamentalmente perdere, come si comporta il sistema. Il firmware viene scaricato, ma poi quando vado a valutare la checksum, è un calcolo che viene fatto sul firmware per verificare se l'ho correttamente scaricato dalla rete senza errori, se coincide con quello che dovrebbe essere. Ci possono essere tanti di quei problemi, per cui è complicato. Ecco perché tante volte non si parla di sicurezza, lascio la password di default e così via, perché affrontare il problema poi della sicurezza è una cosa ovviamente complicata sotto molteplici punti di vista. Quindi abbiamo visto sicurezza sul device, sicurezza nella comunicazione. Quando comunico tra il mio device e il cloud e l'applicazione, ho bisogno del fatto che i dati vengono fondamentalmente criptati, possono essere criptati con una crittografia simmetrica, quindi utilizzare la stessa chiave nota, precondivisa praticamente tra
le due entità che si stanno scambiando le informazioni, o utilizzare un'infrastruttura di certificati, in cui lo standard tipico è l'X509, con il protocollo SSL e TLS. Per chi non lo sapesse, nel momento in cui ho un dispositivo che in generale genera una coppia di chiavi privata e pubblica, tipicamente quella pubblica mi viene firmata da un ente superiore che diciamo che mi genera il concetto di certificato. Nel momento in cui io cripto un'informazione attraverso il certificato, lo può decriptare soltanto chi ha la chiave privata, quindi sicuramente qualcun altro non potrà prendere il contenuto di quel pacchetto. Viceversa, posso eseguire sul pacchetto una firma con la chiave privata, se sto trasmettendo qualcosa, chi ha il mio certificato pubblico verifica la firma ed è certo che gliel'ho mandato io e non qualcun altro. Quindi posso usare questa coppia in due modalità diverse, sia per criptare, fare in modo che i miei dati non vengano, diciamo, non siano visibili in chiaro sulla rete, sia per firmare quel pacchetto e far ed essere certo dall'altro capo della comunicazione che il pacchetto sia stato trasferito esattamente da me, da chi dico di essere, in questo caso un server del cliente. Ma ovviamente non c'è solo da garantire sicurezza praticamente sul canale di comunicazione, ma anche nel cloud, che a questo punto è un'infrastruttura cloud. Si parla tanto di microservizi, di architetture fatte di più servizi che comunicano tra di loro. Nonostante questi componenti siano, vivano nella stessa architettura, magari nella stessa infrastruttura, magari nello stesso data server, parlando di cloud con Amazon, con Azure e così via, devono fidarsi l'uno dell'altro. C'è bisogno, sembrerebbe inutile, ma c'è bisogno che anche tra di loro ci sia un canale di comunicazione criptato. Quindi la sicurezza non deve essere soltanto qualcosa che vada verso l'esterno o che arrivi dall'esterno, ma anche all'interno. Anche nell'ambito, immaginiamo il caso più banale, un data server fatto da un solo PC, però ho tre microservizi che devono gestire un qualcosa, sono in esecuzione sullo stesso PC, il canale di comunicazione tra quei tre servizi deve essere criptato. Quindi devono riconoscersi l'uno dall'altro ed essere certi che nessuno da fuori abbia hackerato il sistema, abbia preso il controllo di uno dei servizi che faccia qualcun altro, abbia addirittura sostituito uno dei servizi con qualcosa di malevolo. Quindi anche lì è necessario che ci sia sicurezza. Quindi bisogna tenere conto di due aspetti fondamentali diversi, che sono l'autenticazione e l'autorizzazione. Per l'autenticazione significa essere certi che quel qualcuno che mi si presenta è effettivamente chi dice di essere, quello che facciamo noi con la nostra carta d'identità, con il nostro passaporto, che può essere anche una banale username e password, quindi autentico una persona perché ha digitato username e password, ok, sei Pippo oppure Pluto, oppure anche il protocollo SSL prevede che il server abbia un certificato. Tipicamente la soluzione ammette che ci sia sempre un certificato sul server, quindi il client quando riceve il certificato grazie all'handshake SSL sa che sta parlando con quel server e non è qualcun altro, ma si può anche gestire la cosiddetta mutua autenticazione, avere un certificato sul client ed è anche il client che trasmetterà questo certificato al server per dire guarda sono io, è certificato che sono io che sta effettivamente parlando con me. Questo magari al posto di una semplice username e password. Come dicevo prima, dipende sempre dal dispositivo che abbiamo dall'altra parte, quanta potenza di calcolo ha per poter eseguire tutti gli algoritmi di criptazione necessari e così via. Ma una volta che sono stato riconosciuto, devo essere autorizzato, non basta essere stato riconosciuto. Ok, sei Pippo, ma che cosa puoi fare? Puoi cancellare questo, puoi creare questo, puoi non fare questo e così via. Quindi si cerca di raggruppare gli utenti, i gruppi, i ruoli, utilizzare meccanismi diversi come JWT, che sono alcuni token che vengono trasferiti sulla rete con queste informazioni sempre in maniera firmata e criptata. Quindi dopo aver autenticato un'entità, assegnare a questa entità ciò che può fare sul sistema. Posso trasferire questi pacchetti, posso ricevere comandi, perché dobbiamo anche pensare che il dispositivo nell'ambito anche domotico per esempio possa ricevere praticamente comandi per poter eseguire qualcosa. Quindi, a livello di IoT, di una piattaforma IoT, dobbiamo tenere conto che ogni dispositivo ha una sua identità. Come dicevo, è necessaria un'autenticazione. Come già detto prima, tutti i componenti di questa piattaforma hanno anche loro un'identità e devono conoscersi tra loro. Quindi, ricapitolando e riassumendo, criptazione, i messaggi vanno firmati, vanno assegnati
determinati dei ruoli per poter dare l'autorizzazione a dispositivi a fare determinate cose. Anche la distribuzione del software deve essere sicura. L'aggiornamento del televisore di cui prima, di certo non posso trasferire il firmware del televisore, è chiaro, ma anche in quel caso il canale deve essere fondamentalmente criptato. In particolare, nell'ambito dell'IoT ci sono alcuni protocolli, da cui anche l'HTTP, diciamo molto spesso utilizzato anche per semplicità, che ha autenticazione fondamentalmente con username e password. Ce ne sono altri, che invece, come l'MQTT, anche gli username e password, o altri che si basano fortemente sull'SSL, oppure c'è questo protocollo che è l'MQP, che utilizza un altro protocollo, che è SASL, per estendere la possibilità di utilizzare quel medesimo protocollo con più modalità di autenticazione, che possono essere certificati, che possono essere la semplicità del password e così via. Cosa importante molto spesso è che il payload vada criptato in alcuni casi ed eventualmente anche firmato. Quindi in conclusione posso dire che la sicurezza tra IoT non è ovviamente un qualcosa di semplice, come già detto. Ci sono molte soluzioni, molti consigli, ci sono molte tecnologie diverse che possiamo adottare per poter cercare di risolvere questi problemi. Molte di queste tecnologie vengono utilizzate insieme, quindi non ne scelgo una e le altre le lascio da parte, ma vanno utilizzate fondamentalmente insieme. Ci sono più componenti che vengono coinvolti nell'ambito praticamente di questa comunicazione, che sono i device, il canale e il cloud, come dicevo. Quindi voglio concludere adesso che cosa dobbiamo fare. Per prima cosa, immagino, non so quanti di voi, ma dovremo tornare a casa e cambiare la password di default che abbiamo lasciato sul router, se questo, diciamo, questo speech gli è stato fondamentalmente utile. Concludo giusto con questa slide per dire che il mese prossimo ci sarà un IoT Day a Napoli, all'Università di San Giovanni a Teduccio. Ci saranno una serie di speaker, tra cui io anche, che parleremo un po' di Industry 4.0, di Digital Transformation e appunto di IoT. Se vi fa piacere potete essere anche...